amici di Rigoletto Chef e Tom a casa, benvenuti nella mia cucina nel Delta del Po. Oggi facciamo le frittelle di pasta choux. Una cosa meravigliosa, croccanti fuori, morbide all'interno, super vuote da riempire poi con la crema pasticcera. Ma che cos'è? Ma che cos'è questa ricetta? Ragazzi, andiamo subito a vederla perché io mi lecco i baffi ogni volta che la faccio. Ho collaudato questa ricetta per voi, per farvela fare in versione biologica. Andremo a fare la pasta choux, quella bella croccante fuori, morbida all'interno, ben bucata, che la andremo poi a riempire con la crema pasticcera, anch'essa bio. E quindi dai, vediamo subito di cosa si tratta, via! Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, grazie! E iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video del Delta e non. Avanti, via! Ingredienti: 260 g di acqua, 60 g di burro biologico, 4 uova bio medie, 2 zeste di limone. Io lo prendo bio perché la buccia, sapete, che è molto importante che non abbia residui chimici. Un pizzico di sale. Farina zero biologica. 140 g olio di semi di arachide per friggere. Io ne userò un litro. Consiglio una pentola da 20 cm di diametro. Dai, andiamo ai fornelli, via! Accendiamo il fuoco, mettiamo sulla nostra pentola, versiamo l'acqua, mettiamo il burro, le due scorzette di limone, il sale. Facciamo prendere il bollore, io lo giro con un mestolo di legno, e la faremo bollire per un paio di minuti per fare in maniera che si aromatizzi di limone questa acqua e si sciolga il burro. Ecco, vediamo che sta bollendo, perfetto, attendiamo ancora un minuto, dopo un minuto eccoci qua e andiamo giù con la farina. Abbasso la fiamma, faccio cadere la farina a pioggia. E inizio a mescolare in velocità. Eccolo qua. Vedete che si formerà una bella pappetta, una cremina. Questa cremina sarà la nostra pasta choux. Andiamo con un po' di energia per evitare che rimangano grumi. Ok? Bene. Vedete? Che inizia a venire bene, inizia a tirare, il fuoco è al minimo, vedete, è stato abbassato, ecco qua, e cuociamo questa cremetta per circa 5 minuti, ma che bene, eccolo qua. Ecco qua, sono già passati 3 minuti, vedete che si sta appallottolando, la cottura è 5 minuti, alziamo un pochettino la fiamma e la porto a metà potenza, vedete che il mio fuoco, la mia fiamma è molto piccola. I 5 minuti sono passati,
Vedete che si è formata come una crosticina sotto la pentola? Vuol dire che la cottura è ok. Lei ormai si è formata una palla, vedete? La farina è ormai cotta. Perfetto, spegniamo, togliamo le due bucce, una. Io le ho volute lasciare fino alla fine perché così rilasceranno un buon aroma. Mettiamole in una ciotola e facciamole intiepidire. Dopo 10 minuti l'impasto è tiepido. Benissimo, mettete un bel dito al centro per sentire. Se il dito rimane dentro, se lo sentite caldo ma non brucia, vuol dire che è ok. Possiamo adesso incorporare con una frusta le uova, che sono 4. Allora, andiamo a rompere l'uovo in una piccola terrinina. Ecco qua, 1, 2, 3 e 4. Perfetto, andiamo ad incorporare. Facciamo cadere un po' di bianco. Rompiamo un po' la struttura della massa con dei movimenti circolari. Io lo schiaccio così, vedete, perché a me viene più comodo, voi fate come preferite. L'importante è che alla fine tutto il composto delle uova sia incorporato. Ne metto 2. Tuorli. Dovremo ottenere tra poco una cremetta omogenea, un bel impasto cremoso. Perfetto. Ok, finiamo con le uova, incorporiamo le ultime 2. Ecco qua. Ecco che mi sta diventando bello cremoso, vedete? Lo sbatto bene, di modo da farlo bello liscio. Bello, bello liscio, perfetto. Ok, ecco qui, l'impasto è bello liscio. Perfetto. Andiamo a mettere su l'olio. Via! Accendiamo il fuoco. Mettiamo su una pentola da 24. Facciamo cadere l'olio di semi di arachide. 1 litro. Perfetto. Io nel mentre ho preparato un termometro con la sonda, vedete? Accendiamo, perfetto. Andiamo ad inserire la sonda nella pentola e vediamo che ci sono 25,2 gradi, 46, 46 e mezzo. Dobbiamo andare a 170 gradi. Dai che friggiamo! Io prendo 2 cucchiai, vedete? Li bagno leggermente d'olio. Prendo un po' di impasto, poco, vedete, circa 1/2 cucchiaio, e poi lo do giù in questa maniera. Prendo un altro po' di impasto, si vede? Ecco qua, in questa maniera.
abbasso la fiamma, un altro mezzo cucchiaio, vedete, abbondante, e poi via. Ancora, mezzo cucchiaio. Vedete che adesso il cucchiaio inizia a segnarsi, lo rimmergo nell'olio. Poi ancora, così e via. Benissimo, non mettiamone troppe perché devono muoversi, no? Devono rotolare un pochettino. Eccole qua, via. Ne abbiamo fatte 9. Vai, un'altra 10. 10, via. Così. Così, così. Facciamo un po' di zoom. Bene. Andiamo un po' a muovere. Eccoli qua. Loro si stanno già muovendo. E lasciamo che friccano pian piano. Sentite il rumore. Questa è la frittura perfetta, perché non sembra, ma loro sono abbastanza grandine e quindi devono cuocere bene bene all'interno. Eccole qua. Nel mentre io do una controllatina alla temperatura. Siamo scesi un po' sotto. 163,5. Dobbiamo andare a 170, ok? Vedete che sono triplicate di volume. Guardate come gonfiano. Vedete, queste gonfiano in tre stadi diversi. E si girano da soli. 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10. 10 in una pentola da 24 sono appena giuste. Perfette. Ok. Via, togliamole. Perfette. Sono leggerissime. Io le metto in questo piatto qui, con la carta scolare. Eccoli qua. Vedete come sono? Guardate che meraviglia, ragazzi. Adesso ne tagliamo una e poi la controlliamo. Via con una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 e 10. Ve ne taglio una, così la vedete. Vedete l'interno? È perfettamente vuoto. Qui ci starà tantissima crema e noi ci divertiremo a mangiarla. Vedete come si girano da sole? Oh, oh. Oh. Perfetto. Scoliamo le ultime frittelle, spegniamo il fuoco, eccole qua, perfetto, tolgo la pentola.
Amiche e amici, dai, andiamo a riempire le nostre frittelle con la crema. Prendiamo un bel piatto da portata, io questo. Mettiamo un tovagliolino e andiamo a riempire le nostre frittelle. Vediamo come fare. Buchiamo, la facciamo gonfiare e diamo un pochettino qua. Perfetto, la buchiamo dalla parte quella che intenderemo mettere in superficie e poi così. Vedete? E continuiamo così fino alla fine. Ecco qua l'ultima e le nostre frittelle sono finite. Guardate che belle! Guardate che meraviglia! Bella, piena, cremosa, mamma! Guardate che bella! Dai, andiamo a degustare, via, sentiamo! È praticamente crema pasticcera con un involucro soffice e croccante fuori, ma è una cosa meravigliosa, amici. Sono le mie frittelle top queste. È una ricetta che ci ho lavorato molto per affinarla, proprio per trovare la chiave giusta per fare in maniera di avere una buona sofficità, un po' di croccantezza all'esterno, ma soprattutto tanta leggerezza che mi possa ospitare molta crema. Sono meravigliose, ragazzi, provatele e poi sapetemi dire, ok? E mi raccomando, amiche e amici, passione al massimo e fuoco al minimo. Ciao!